Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qui. Si sente? Sì. Guarda, a volte parlo che è muto facendo figuracce. Ciao a tutti, vedo c'è già un po' di gente in chat. C'è questo alberello qua di fianco che mi sta assassinando la vista, eppure la luce in faccia, ma io ho abbassato forse un po' troppo la musichetta, teniamola moderata che non ci dia troppo fastidio. Come va? Tutto bene? Magari solo per sobrietà? No. No, anzi, a me piacciono le cose shabby chic, gli adornamenti. Invidio quelli che si riempiono la casa di questi oggetti, sia perché cioè comunque ci vuole della cura a sceglierli poi, e poi comunque, come dire, poi vanno spolverati, quindi bisogna, io tendo un po' a semplificare, però i soprammobili non mi mancano, tant'è che ho comprato quello che mi sembrava un cipollotto in un vaso fino a qualche giorno fa, poi ho scoperto col tempo che in realtà era un fiore, perché piano piano da cipollotto è uscito un gambolo, sto guardando qua, è uscito un gambo e è sbocciato un fiore, quindi c'era una pianta e io l'avevo preso per un cipollotto, quindi alla fine la sorpresa ovviamente è più bella di quello che di quello che sembrava all'inizio, però questo la dice lunga sul mio pollice verde, su quanto io ne sappia poi di queste cose. Quindi di botanica non ne so nulla, programmazione men che meno, infatti non so cosa siamo qui a fare. Per cui siamo spacciati, insomma, si può dire, però prevedo un altro anno difficile, prevedo. Guardate che Natale è alle porte, avete finito di comprare regali, io sto lottando con i corrieri perché un po' arrivano, a proposito si parla del diavolo peloso, e il diavolo peloso sta a notisce, è qui dietro che è pronto al supporto tecnico, ieri ne ha fatta una delle sue. Poveretta, aveva una, non so se si può dire, ma aveva una cesta troppo sporca e non me ne era accorto perché si era tutta bagnata con la notte e così, e poi ha tenuto la pipì finché ha potuto e poi dopo l'ha fatta nel luogo più comodo per poterla fare, in un qualcosa di chiuso, e poveretto, tutta mattina mi ha chiamato per dirmi guarda che c'è il bagno intasato, mi voleva dire, invece io non capivo e poi ho capito, poveretto, quindi anzi giusto tu e tu che se la passa bene lui. Allora, dunque, beh, sono già le 9:40, quindi io direi, già che scegliamo per queste live degli orari un po', come dire, un po' fuori dall'ordinario, ma del resto si, come dire, di giorno si lavora, quindi bisogna lasciare alla sera il dilettevole, come dire. Eh sì, quindi è stato bravissimo, non posso dire altro. Quindi ho lavato subito tutto e mentre pulivo, ripulivo, diciamo, il danno, l'ho trovato che dormiva, quindi proprio si è abbandonato, la fatica di tenerla fino all'ultimo e poi non ce l'ha fatta e quindi non posso neanche chiedergli di più, questo povero gatto. Allora, mettiamo icona un po' di roba, chiudiamo un po' di altra roba. Qui non si termina, se lo chiudo, no? E ok, argomento della serata, ma vedo che comunque io cerco un po' da volte di alternare delle cose, come dire, vabbè, un po' passatempo, un po' goliardiche, però vedo che quando c'è un titolo che attira, anche solo sia una stupidata, cioè comunque fa il suo effetto, e vedo che a livello di marketing io non sono assolutamente bravo nel marketing, però vedo che infatti ho guardato prima, ho riguardato un po' il feed su LinkedIn, vedo dei post seri, poi c'è questa locandina che campeggia come una cacca sorridente, che è una cosa, però del resto bisogna anche un po' divertirci, no? Quindi forse non è proprio natalizia, ecco, quello si può dire però perché sì, una delle idee che caldeggiavo da un po' di tempo, ma non perché, diciamo, avessi
nulla di particolare, però mi sembrava. Ah, qui che sotto c'è ancora il titolo vecchio. In realtà poi il titolo è giusto, per così dire, però creiamo il gioco, perché comunque si tratta sempre di sperimentare con Schiaffordelphi, quindi hack remake del classico campo non ci sta. Creiamo il gioco cacca con Delphi. Non ci stava, guarda. Dovrei ridurre un po' le dimensioni del carattere. Vabbè, tanto questo non è importante. No, l'idea era appunto era quella di creare una sorta di, perché ho visto che viene usato spesso anche come scopo propedeutico, c'è il Tetris, ma il Tetris insomma, è un po' più impegnativo. Anche questo poi cercando non è sicuramente una cosa che in una live si possa esaurire completamente, da quello che vedo, perché nasconde tante insidie. L'idea era appunto quella di rifare, di fare un campo minato, ovviamente molto semplice. Ciao Sandro, ben arrivato. Stasera mi sembra che la connessione stia abbastanza stabile, perché di solito è colpa di Twitch, sappiatelo, quindi. Che dicevo, ah sì, fare un clone del classico campo minato, ma perché? Perché grosso modo è abbastanza semplice da fare, da realizzare, e anche penso da codificare. Poi in realtà adesso vediamo, perché ci sono un paio di cose che mi hanno lasciato un po' in dubbio. Ho guardato in giro un po' di implementazioni, ma veramente in maniera molto superficiale, e tra l'altro in linguaggi non Delphi, per cui, come dire, si improvvisa come sempre, però vabbè, tanto poi l'obiettivo è quello, scrivere un po' di codice assieme, e quindi e ci sono sì un po' di variabile. L'argomento di questo live mi ha risposto, creato un campo cacato, esatto, un aiuto, come lo scrive, strano. Buonasera Vision. Sì, un campo cacato, no, l'idea poi della cacca era proprio solo per dargli un titolo stupido, quindi, cioè, questo non è... l'obiettivo era proprio solo quello, e farsi due risate, ma tanto poi il principio è lo stesso. Anche se in tempi non sospetti era diventato campo fiorito, perché c'era il fatto di edulcorarlo, loro hanno detto, vabbè, qui c'è la concimazione, mettiamo che sia di cane, noi le andiamo a tirare su, quindi c'è anche il... letame, ecco, se andiamo internazionali mettiamo quello come nome di gioco, io metterei quello lì, e quindi diciamo che rendesse l'idea, quindi uno legge campo minato, legge quel nome, capiva esattamente che cosa sarebbe finito al, come si dice, al posto della mina, quindi in questo modo siamo forse politically correct, ma neanche tanto. E l'idea era appunto iniziare a scrivere un po' intanto la logica, o comunque vabbè, vedere intanto se riusciamo a fare un po' dell'uno un po' dell'altro, quindi anche se la parte grafica, che eventualmente anche un po' di quello sono un po' vicino, ok, e sia anche la parte logica, quindi un po' di tutte le due parti, usando per la parte grafica sempre Schia, che poi in realtà il concetto sta appunto a indicare che noi ci disegniamo grosso modo l'interfaccia da soli, però questo gioco non dovrebbe quantomeno essere impegnativo, perché sono dei grandi quadri con in alcuni casi un numero, in alcuni casi un'immagine, quindi ecco, magari trovando in giro l'SVG o qualcosa da utilizzare possiamo farlo abbastanza velocemente. Anche se ci sono un paio di scelte non indifferenti, come magari un layout da utilizzare, oppure la scelta di, non so, fare un mega riquadro dove disegniamo tutto, oppure creare dei controlli, cioè ragionare più in maniera orientata agli oggetti, cioè dire magari mi eredito una paint box e la faccio diventare una cella. Poi la chat sulla destra, i card sono andati correttamente nei messaggi, nel tuo video
Sì, c'è un limite di questo widget che prende i messaggi e li fa vedere. Probabilmente c'è anche una configurazione. Adesso, intanto, ce l'avevo aperto un secondo fa, gli butto un occhio. Magari è una cosa molto molto rapida da sistemare. La chat è a posto, ma... sì, che l'Unicode ci dà sempre questi problemi. Pensiamo di averli scampati, ma poi alla fine ci ritroviamo sempre qui. Oddio, mi ha tradotto anche in italiano. Non lo voglio in italiano, questo... questo sito che non capisco nulla, non trovo neanche chat, neanche... non si capisce. Oh, scusate, chatbox, show tutorial, no, non mi interessa il tutorial. Boh, qui è tutto abilitato, turbo badges, disable animation, enable custom CSS. Boh, non sembrerebbe esserci nulla di specifico, quindi forse è un po' legato al a un difetto del controllo, non lo so. Ai chatters no, boh, mi sembra tutto ok, quindi non c'è una configurazione che posso, come dire, su cui posso intervenire. Magari è un problema di, adesso che ci penso, però questa è una browser source, local file, shutdown, defaults, magari c'è qualcosa da aggiungere qui, di encoding, non lo so, la cosa verrà studiata per approfondimento. Quindi io ho già lanciato Delphi, quindi l'idea è un attimo fare un po' di valutazioni, se fare una cosa un po' più OP oppure disegniamo e vediamo. Intanto, secondo me, di cosa ne abbiamo da fare, perché dobbiamo crearci il nostro campo, dobbiamo, come direbbe la moglie di Sandro, riempirlo di cacca, cacarlo, quindi dobbiamo fare tutte queste cose e pertanto già da questo punto di vista abbiamo un paio di, non dico di sfide, perché insomma mi sembra una cosa abbastanza semplice, però come dire, sempre, siamo, non siamo a venerdì, non abbiamo tutta la settimana, ma abbiamo lavorato e quindi magari sono un po', come dire, fumato e magari ho qualche difficoltà a saltarci fuori. Adesso vediamo. Quindi io mi cambio visualizzazione, così mi tolgo questo vischio, anche perché adesso mi bacio il gatto che intanto si sta facendo platealmente un bidet, meno male che dovrei mettere la cam anche per lui adesso, così magari con un comando si riesce a capire, se lo vedete là che si sta bellamente facendo la doccia a sua maniera. Quindi dopo, se ci delizia con delle perle, ogni tanto ha delle cose matte. Quindi ok, dicevo, cambio cam, cambio scena. La regia è un po' povera, quindi è una regia molto... Quindi andiamo a creare la nostra applicazione. Io adesso non farei molti fronzoli, nel senso che l'obiettivo è un po', come dire, crearci quello che si chiama uno spike, un qualcosina da poter, come dire, testare, da poter mettere un po' di logica, e poi magari se ci viene in mente qualche refactoring lo possiamo sempre fare. Multi-device form, no, multi-device application, meglio. Vado su un'applicazione blank, però multi-device, perché potenzialmente se ce la facciamo, come dire, tutte queste belle piattaforme qui, sarebbe interessante andarle a indirizzare, andarle a prendere. Quindi non solo Windows, noi testiamo su Windows, facciamo tutto su Windows. Tra l'altro lì sì, ci sono delle sfide interessanti, perché quello che... sto pensando che con un touch o si tiene premuto, bisogna inventarsi, cioè non c'è il tasto destro perché abbiamo solo il dito, e quindi per cui magari, ecco, quando andiamo a valutare quella strada probabilmente c'è un po' di considerazioni che dobbiamo fare. Ma intanto, come dire,
facciamo questo step, creiamo un'applicazione, creiamo una videata, poi vedremo di aiutarci con un layout, un layout manager, qualcosa del genere, un scale layout, ad avere una videata centrata, qualcosa che stia... Sei così vicino alla camera ancora un po' e ti invitiamo a casa nostra. No, scusa, non avevo letto il commento sopra. Non volevo scammare, a volte mi capita... ma il problema è che la mia scrivania è corta, quindi purtroppo... E tra l'altro sono io che la rimpicciolisco, ma è perché il dintorno poi non è così... Non è così interessante. Adesso ci metterò magari... Gli metterò uno sfondo uno di questi giorni o... Ho il pannello verde, però tanto a noi ci interessano le cose pratiche, quindi certo, basta che uno dica se uno dice ti conti i brufoli, allora ha perfettamente ragione, sono d'accordo con lui che forse conviene non esagerare, ma allora qui andiamo a salvarci il nostro progetto, la mia cartella streaming, la mia cartella live, ci manca giusto una cartella source. Ok, e ci facciamo quindi unit 1, questa è la nostra finestra principale, chiamiamo cacca, io rimango fedele ovviamente forms main. Ok, o se vogliamo mettere un UI forms, se vogliamo dividere, sì dai, va bene così. Tanto poi rifattorizziamo se ci capita. Il nome del progetto ovviamente è cacca, così se viene di cacca posso dire che già l'avevo chiamato così e quindi non si accettano rimborsi, come dire. Sarebbe interessante avere questo enable schia abilitato, e lo abilitiamo a questo flag. Quando installate schia non fa altro che andarvi a garantire, c'è un po' di codice che gira dentro Delphi, guarda il vostro progetto, e si accerta che nel deployment oltre all'exe, che ovviamente è, come dire, implicito, venga rilasciato anche la SK4D, cioè schia for Delphi. Anche il nome KK è carino, pur K9 come quello del il cane del Dottor Wu. Quindi si accerta solo di questo, ecco, quello che fa questo enable e disable schia è solo questo, però è abbastanza importante perché a volte capita magari di rimuoverlo oppure di creare cioè non c'è un template per questo progetto, quindi basta quel flag e lui si accerta che qui dentro ci sia anche la DLL. Ne abbiamo una per ogni ambiente, quindi abbiamo DLL per iOS, cioè non sono DLL ovviamente, però abbiamo una libreria per tutti gli ambienti, quindi in realtà schia ce lo possiamo portare dove vogliamo. Tralasciando un attimo la questione schia, io mi concentrerei, partirei un po' dal cosiddetto cacca core, scusate il game pass, ok, la nostra logica di gioco, così ci facciamo un contenitore dove implementare, come dire, la nostra logica principale, e su questo direi ci sono un po' di pensate da fare, ovvero supponiamo di dover avviare un gioco, ok, abbiamo la possibilità di creare la nostra board, molte implementazioni che ho visto, scusate se sono maleducato, ma molte implementazioni che ho visto fanno una cosa tipo tenere separato il layer sottostante, quindi diciamo il nostro campo cacato, per citare ancora, e la parte superiore, che è quella che contiene ad esempio le informazioni di celle scoperte, ad esempio da un lato, oppure basta, cioè dove sono posizionate, diciamo, le mine, le nostre mine speciali,
e un altro layer che invece tiene, come dire, memorizzata o la posizione delle mine o comunque lo stato della board di gioco. Una cosa che sicuramente dovremmo fornire all'utente è una griglia di n dimensioni. Molti giochi tra l'altro fanno scegliere un po' la difficoltà, quindi partono da diverse dimensioni di questa tavola, di questo campo, e con diverso numero di mine o cacche, che dir se voglia, da collocare all'interno. Quindi adesso noi non andiamo magari a ragionare su un equilibrio tra queste cose, lasciamo il parametro aperto e banalmente prendiamo magari un size e un numero di elementi e iniziamo creando la nostra board. Diciamo che come obiettivo potremmo darci il, come dire, un traguardo di dire: creiamo questa board, creiamo la griglia dove ci sono i numeri. Sapete un po' come funziona, io tra l'altro ce l'ho anche sulla TV, l'ho scaricato proprio perché l'ho trovato sulla TV, l'ho scaricato, ho giocato e mi è venuta l'idea di questo gioco. Campo minato, sapete come funziona, tra l'altro ne avete anche una copia su Google, se non ricordo male. Se cercate su Google direttamente Minesweeper, che è il titolo inglese originale, sono forse sbagliato, può darsi, Minesweeper online, oppure mi ricordo che lo stesso Google proponeva, oh ok, e anche qui sono abbastanza polite, c'è un campo verde, si va col sinistro, qui c'è anche il suono, quindi anche quello sarebbe bello dividerlo. E se qualcuno lo conosce, ma direi che ormai lo conoscono tutti, si tratta di indovinare dove sono posizionate appunto le mine, nel nostro caso le cacche. Come si fa? Ogni cella, celle vengono scoperte, quindi l'obiettivo è scoprirle tutte, scoprendo man mano quelle che sono ancora coperte, leggendo i numeri che stanno a indicare fondamentalmente quante celle adiacenti contengono una mina o una cacca, come nel nostro caso. Ad esempio questa cella qui, questo 1, combacia con tutte queste, l'unica che tocca, che è ancora da scoprire, questa dice che è in contatto con una bomba o una mina, vuol dire che qui idealmente c'è una mina, e c'è anche l'effetto sonoro qui che mette giù la bandierina, quindi, perché diciamo che non vi dice se avete scoperto o meno. Cioè, laddove voi pensate che ci sia la mina o la cacca, ci si mette la bandierina e quella cella ovviamente rimarrà contrassegnata, e da quella poi dipenderanno anche tutte le mosse successive. Ad esempio possiamo ipotizzare di averne un'altra qui, di averne direi una qui, e da lì ovviamente si va avanti finché la tavola di gioco non è tutta sgombra. Ad esempio questo che dice sono in contatto con due bombe, queste sono le bombe con cui è in contatto, qui idealmente, ipoteticamente, non dovrebbe esserci nulla, altrimenti qui ci sarebbe un 3, ovviamente, perché vi direbbe che sono 3 le bombe in cui è in contatto, sempre se queste due non sono sbagliate. Questo vuol dire che qui possiamo cliccare e aprire, e anche qui dice sono in contatto con due mine, due bombe, due cacche, vuol dire che tutte queste attorno sono celle che possono essere... scusate, che possono essere liberate. Direi anche questa ad esempio dice 1, ma è già questa, quindi queste qui, ecco, la cosa un po' da che dovrei un attimo approfondire è quando vengono liberate più aree, cioè quando fa questa spazzata probabilmente va ad aprire tutte le celle tranne quelle che non contengono un numero, mi viene da dire. Qui c'è un'altra, insomma, e così via. C'è anche qui il conteggio del tempo che va avanti, perché ovviamente è più bravo chi completa a parità di livello nel minor tempo il campo, eccetera eccetera. Se ci scappa premuto su quella sbagliata,
Questa bandierina la metto in sicurezza, quindi vedo che il sinistro non funziona. E queste sono feature che potremmo anche guardare, così come i colori da cui potremmo anche trarre spunto, così come i colori del 3 che è rosso, il 2 è verde, l'1 è blu, che sono un po' tutti diversi. Se tolgo la bandierina e provo a cliccare, vabbè, questo è particolarmente giocherellone, fa esplodere tutte le... Ma, finito. C'è anche la musichetta, insomma. E via, si riparte da capo. Penso che come regola sugli angoli qualcuno non le mette mai. Quindi un po' di cose dobbiamo fare, perché noi questi numeri dobbiamo conservarli. Dobbiamo generare dove mettere le mine, dobbiamo generare la griglia, quindi dobbiamo allocare un po' di roba partendo da una dimensione standard, difficile, medio. Ad esempio qui mi propone 40 su una griglia che è di 3, 36, 39, 12, forse 18 cubetti, poi vabbè lì. Non è proprio quadrato, è rettangolare, però ecco, lì possiamo ovviamente vedere, più mettiamo difficile, più si allarga e più ce ne sono, più mettiamo facile e più il giochillo diventa facile. Quindi queste ovviamente sono cose di cui possiamo prendere spunto e possiamo guardare eventualmente man mano che implementiamo. Quindi passiamo al nostro game, quindi mi faccio, iniziamo a scrivere il codice, se no arriviamo che sono le 11:30, ancora non abbiamo fatto nulla, da avere i lavativi. Abbiamo il nostro game che è una classe, che è strict private public, ok, magari una classe singleton o qualcosa del genere. Quindi qui avremo roba privata, roba pubblica, quindi lo stato del gioco e magari qui i metodi per iniziare uno nuovo, terminarlo, eccetera eccetera. Poi vedremo man mano la nostra struttura, la creiamo ovviamente che sia sempre abbastanza flessibile da poterla poi rifattorizzare in qualche modo. Se vogliamo fare una sorta di singleton, potremmo pensare di mettere una function che si chiama game, che restituisce un oggetto di game, ok, e qui nell'implementation andare a fare qualcosa del genere, dirgli fa una variabile locale, if assigned, if not assigned game, andiamo a creare il nostro gioco e poi lo restituiamo. L game initialization, facciamo nulla. Finalization, possiamo andare a vedere che se il nostro game è ancora attivo, facciamo un game free. In questo modo diciamo che in realtà potremmo mettere tutta questa roba come implementazione privata, beh no, perché il tipo mi serve giustamente qui. In questo modo diciamo che con questa funzione accediamo a Singleton all'istanza del gioco, se esiste otteniamo la terza istanza, se non esiste andiamo a creare questo banalmente. Prima operazione da fare è avviare il nostro benedetto gioco, ok, quindi facciamo una procedure start e che parametri possiamo mettere, potremmo mettere la dimensione del campo, ok, e il numero di cacche da mettere giù. Stasera ho una sete che
bevo, cioè sete chimica, se mai esistesse. Quindi, come glielo passiamo? Potremmo passargli righe colonne, oppure qui non abbiamo la tupla, ma non è che poi ci serva necessariamente, quindi quello che potremmo fare, tanto dopo ce lo dovremo andare, direi, memorizzare da qualche parte. Però ho usato il T-Rex, sto pensando se usare un T-Rex che non è un dinosauro, è un... Facciamo Rose e Columns e magari più specifico, Field Rose, Field Columns e Poop, il Poop Count, che mi piace, Poop Count, il numero di schiacce vince, esatto, schiacce sarai più fortunato. Aiuto. Questi ovviamente ce li dovremo salvare da qualche parte, perché dopo è scontato assolutamente che verranno usati Field Calls Integer. Quindi mi vado a implementare il mio metodo start e ok, e qui dentro che bella roba ci facciamo. Allora ci serve il campo. Allora partiamo da un partiamo dal campo, dal nostro field data, che dovrebbe contenere, interessa soprattutto quello che contiene i numeri. Io farei proprio i vari layer, quello con cioè la struttura dati con posizione CAC, struttura dati con i numeri delle, come dire, delle celle adiacenti, che sono abbastanza facili magari da calcolare. Il nostro, allora, T field, chiamiamolo data, più che data, ma adesso il nome non mi dice nulla, in realtà è un array bidimensionale, però siccome noi lo andiamo a dimensionare in automatico, potremmo dire che è un array of integer. Si può fare, certo si può fare, non si dovrebbe poter fare. Mi sembrava tanto strano da scrivere, quindi non gli do delle dimensioni e poi usiamo il set length per... Sembrava si scrivesse in modo diverso, quindi oppure potremmo vederla così, array of integer e field rows è un array di field columns e field data è un array di field rows. Boh, non so che vantaggio ci sia nel scriverlo così, però al massimo ci direbbe che, quindi qui la cosa che dovremmo fare intanto è salvarci field calls, field rose e field rose, e così abbiamo le dimensioni. Stavo compilando, ecco la amorosa che, come si vede, la febbre e quindi delira in chat chiamandomi compila, però che uno potrebbe dire ok, così mantiene anonimato, però se poi metti i bacetti giustamente dopo chiaramente vieni scoperta. Quindi se vuoi darci un suggerimento su come proseguire col programma, noi lo accettiamo volentieri, quindi è che è casa malata, quindi si deve riguardare. E dicevamo,
Adesso mi sono distratto, sì. Allora, set, ok, set length, quindi andiamo a mettere a posto. In realtà penso che poi... Beh, non facciamo le scaramucce. In realtà avevo pensato che invece poteva essere la presa in giro, perché quando vado su altri canali mi abbreviano il nick e effettivamente mi chiamano tutti compila, e compila, perché effettivamente compila quindi va troppo lungo. C'è l'abitudine di usare il nick. Allora mettiamo dentro, quindi prima dimensione saranno le righe e poi le colonne. Ok, non è ok, hai ragione. Ecco perché mi diceva array di tipo errato, perché il tipo è errato, scrive con il chiostro rosso. Ok, quindi dovremmo avere un array bidimensionale di interi. Quando abbiamo l'array bidimensionale di interi, non mi ricordo se vengono inizializzati tutti a 0, e su questo potrei avere un dubbio, ma a me non mi interessa, perché vado a fare... Ah, giusto, in realtà la prima cosa da fare... Questa va bene, però è portarli a 0, perché potrebbero anche contenere dati di giochi precedenti, quindi... a zero il gioco precedente, e mi prendo righe e colonne e vado a riassegnare questa roba qui. In questo modo, come dire, riesco a scusate, riesco a fare, a resettare, a rimuovere eventuali dati di giochi precedenti. Quindi azzeriamo tutto e poi gli diamo le dimensioni che ci siamo praticamente appena fatti passare, e da lì praticamente ripartiamo. Quindi stavo guardando che andiamo a inizializzare tutto con uno 0, perché io non sono convinto che partano da 0, però non è un problema, perché noi facciamo questa cosa qui. Allora, la X sono le colonne, giusto? Sì. E la Y invece sono le righe. Avrei potuto forse usare altezza e larghezza. Height. O se no, system types, io non voglio mettermi a fattorizzare, però field size di rect, non mi ricordo i tasti, sim prototypes, è già diventato troppo diverso e quindi non riusciamo più a riconciliarlo, ma poco male, così è un pochino più sempliciotto, semplice da fare secondo me. E con un campo solo ci teniamo field size direct, ci salviamo field size punto quindi andiamo prima per x e poi andiamo per y, se no, cioè, dobbiamo stabilire. Ok, perfetto, quindi x quando incrementa spazio la larghezza, y ovviamente va sull'altezza.
Ok, tutto sto casino per fare che? Per dire che andiamo su LX e LY e gli mettiamo 0. Ecco perché si stava arrabbiando, perché devo passare dalla modalità C sharp alla modalità DeFi. Consta 0, converte to nil. Perché mai? Non è che ho fatto un livello in più, eh. Ah, sì, ho fatto 3 livelli, ma no. Allora, facciamo così. Visto che lo accettava, tanto è una complicazione inutile, quindi... Meno male che c'è il warning, ok. Avevo fatto praticamente un array di 3 livelli, quindi... Ma così non hai quadrati di un pixel? Ah, qui non ragiono in pixel, ragiono... in celle, quindi poi il discorso dei pixel lo vediamo dopo. Cioè qui sto cercando di costruirmi fondamentalmente questa griglia qui, quindi la larghezza per me sono il numero di cubettini che vediamo qua, quindi quanti cubettini ci sono qui e quanti cubettini ci sono qui, e quello che vorrei costruire è questo dato qui, cioè andare a mettere giù le pupù e per ogni pupù praticamente contare le celle adiacenti, quindi fare una cosa di questo tipo. Dopo poi la dimensione grafica e il resto avrà le sue proporzioni, però è una cella non grafica ma appunto di logica, di gioco, quindi si potrebbe anche fare degli unit test addirittura per provarlo, ma... quindi io sto cercando di costruire un array che mi rappresenti la matrice, quindi tutta questa griglia qua. Poi sarà da valutare se conviene fare un array solo in ogni cella, scriverci i dati di vario livello, tipo se lì c'è una cacchetta, qual è il numero da inserire se c'è, che ne so. Se la cacchetta, cioè se la cella è flaggata o non flaggata, bisogna capire se è più comodo tenersi questi dati magari in un dizionario in modo da accederli velocemente, perché se poi noi li mettiamo in una struttura e facciamo un array di queste strutture, cioè ad esempio dobbiamo sapere dove abbiamo messo un flag, dobbiamo sempre ciclarle tutte, diventa un po' tedioso, mentre se le teniamo separate è un po' meglio, quindi avere un array di questi valori, un insieme ad esempio della posizione delle mine, ovvero delle cacchette, però non come array ma magari con un x e un y, cioè una volta che noi abbiamo la griglia, abbiamo una griglia con i numeri e poi abbiamo gli x e y delle cacchette, gli x e y delle bandierine, in modo che andando poi per l'altezza, la larghezza, cioè scorrendo, facendo tutta la griglia, noi riusciamo praticamente a andarci poi a estrarre da queste strutture interne, che io terrei comunque private, così se dobbiamo ottimizzare le possiamo cambiare, quello che poi ci interessa sapere, cioè se l'utente magari la vuole scoprire, quanti dati ci sono, quali sono ad esempio quelle vicine, cioè tutta questa serie di potenzialità. Quindi io al momento sto cercando di fare inizializzare un array che rappresenta la nostra tabella di gioco, quindi il nostro rect che ho messo, quel field size, questo qui, width sono le caselline in orizzontale e height è l'altezza in verticale, quindi x00 corrisponde alla prima celletta, 01, 02, 03 fino all'ultima e poi 10, 11, 12, no, scusa, 10, 01, 02, 03 sono quelle del... Volevo chiudere perché era molto comodo, ma per lo stesso. Tanto in rappresentazioni ne abbiamo. Quindi qui intanto metto dentro i dati delle mine e di quante mine sono adiacenti a ogni cella. Quindi partiremo da zero e cosa faremo? Andremo, intanto dobbiamo mettere giù le cacchette. Quindi le cacchette dobbiamo metterle a random.
quindi una cosa che sicuramente dovremmo fare è un randomize per inizializzare il generatore dei numeri casuali. In questo modo iniziamo a buttare giù anche un pochino di caselline. Bevo un goccione d'acqua. Insomma, la metto a flebo perché qua è un disastro altrimenti. Stasera è un disastro. Vado via che sembro Fantozzi con l'acqua Beltiere, se avete presente. Sballonzolo e poi alla fine tiro giù il palazzo con un rutto. C'è che ci mancava solo quello, dove già con cacca, il campo con le cacche e i rutti, questa sera abbiamo. Siamo dei signori. Ok, randomize. Allora, io in realtà, insieme di queste simpatiche mine, lo vorrei tenere. Non so se mi serve più conservarlo, quindi adesso ci penso un attimino. Perché forse posso rappresentarle anche con un numero. Però non le voglio doppie, quindi devo comunque tenermi in mente quelle che ho già messo giù. E teoricamente dovrei anche distribuire un po', però adesso è un po' presto per... Quindi facciamoci un Oops, quindi un bel T-Dictionary. Non vedo T-Dictionary, non lo vedo perché ci serve... System Generics Collection T-Dictionary, ok, create T-Dictionary, caro, devo dirgli le chiavi. Allora, una chiave, facciamo un T-Point, così abbiamo le coordinate, e l'altro è un integer, così le numeriamo, che ne so, tanto poi... E facciamo che al momento questo è temporaneo, cioè poi uso un dizionario perché voglio controllare facilmente se questo punto è già stato creato senza scrivere una marea di codice. Come lo vado a generare? Devo generare il mio poop point, cioè il punto XY dove andare a posizionare la cacchetta. Quindi ho fatto randomize con gli interi, con i range, mi verrebbe comodo allora usare la system mat, perché ci dovrebbe essere un random range, se non ricordo male, esatto, che fa il from to, quindi from 0, to dovrebbe essere esclusivo, se non ricordo male, che mi sta bene, perché questo partendo da 0 mi sta bene, cioè posso metterci ad esempio fill size width, e a questo punto questo mi produce una X casuale, mi viene da dire. Se è vero. Mi Mattia ti segue, benvenuto Mi Mattia, grazie per il follow. La serata ideale, perché qui si parla, questa sera si parla di... Siediti bene. Hai già giocato il jolly, ma io in realtà sono seduto bene, sono troppo vicino, quindi questa, tra l'altro, mi ha beccato una live di quelle dove si parla di cacche, si beve, si rutta, quindi questa è proprio una live molto seria. Allora, LY direi stessa cosa, comunque benvenuto, stiamo cercando di fare una versione di campo minato, o quantomeno metta giù le basi. Quindi al momento abbiamo creato il campo, dovremmo mettere giù le cacchette, che sono le nostre mine, contarle, quindi questa roba qui va in un ciclo while, finché, ecco, mi viene anche comodo il dizionario, finché il conteggio del dizionario è inferiore al poop count, quindi al contatore delle cacche,
ci creiamo un random XY. Sì, ho sentito. Era giusto per introdurre il... per introdurre il... ok, quindi abbiamo XY. Poi abbiamo la nostra posizione, quindi diventa un point create l'x e l'y, cioè sono le coordinate. Le metto in un point perché in un point è, come dire, facilmente confrontabile dentro il dizionario se ce n'è un altro. Infatti devo andare a vedere che se nelle mie cacchette c'è come chiave un point, cioè la posizione, allora bisogna che spingiamo un altro po'. Bisogna che ne facciamo un'altra in un'altra posizione. Quindi qui è bello perché così lo concimiamo tutto. Come se invece non, questa posizione non è già occupata, la aggiungiamo. Quindi vado nelle mie cacchette e gli dico: memorizzati la posizione e memorizzati anche, mettiamoci un count più 1, contiamoci, questo parte da 0, fa 1, 2, 3, 4, le conto, tanto il valore non è significativo, quindi fa lo stesso, l'importante è questa chiave. In questo modo non dovremmo mettere tutte in una stessa posizione, perché altrimenti è un po'... Nel momento in cui le abbiamo aggiunte, che facciamo? Facciamo qualcosa direttamente o... siccome qui andiamo a distruggere poi il dizionario delle nostre cacchette, perché al momento non so se mi può servire ancora, se lo voglio conservare, quello che potremmo fare è segnarci sul campo dove ci sono già delle cacchette posizionate, cioè tipo dire: ok, ci salviamo le coordinate per non ripeterle, e poi abbiamo il nostro field data, abbiamo l'x e l'y che sono la nostra posizione, ok, e lì andiamo a mettere un meno 1, meno 1, valore può essere poi, perché 0 è quella proprio vuota che non è a contatto con nessuna bomba, mentre da 1 in su per me è il conteggio delle bombe, quindi dovrebbe essere quella corretta. Ok, buonasera Fubit mitico. Tra l'altro stasera non ho fatto neanche uno shout out, adesso che non so perché, ma quando arriva Fubit mi viene in mente subito e dopo però penso, ma perché secondo me Vision non mi ricordo se streama, ma potrebbe essere, e io ogni volta mi dimentico. Adesso ci provo, al massimo dirà, si parla di punto, però forse, però magari, quindi mentre Fubit porta, è un po' che non vado a trovare sul suo canale, ma perché alla sera sono un pochino, come dire, distrutto, però io ho fatto l'albero solo qui, perché in casa il mio albero è un qualcosa di, cioè un 50 cm di abete buttato così con un po' di decorazioni già fatto, e io poi uso la scusa del gatto, ma in realtà era proprio pigrizia, quest'anno non ci avevo voglia, ho messo qualcosa sulla porta e proprio non c'avevo né tempo né voglia, ma sono arrivato con i corsi così e non ce la facevo più, e gennaio si riparte con un'altra infornata. Sono belli, ma allora ho detto, beh dai, almeno nella live mettiamola, è prima di Natale, ci sta un po' di luci, un po' di festeggiamenti. Ok, quindi così ci memorizziamo questa cosa. Quindi a questo punto abbiamo tutti i zeri, tranne alcune celle dove c'è la cacchetta che c'è il meno 1.
Quindi io potrei dire che se esco di qui, no, però non voglio farle su tutte questo conteggio, perché lo devo fare solo dove ho messo il cacchetto, e quindi potrei farlo sempre in questo contesto. Cioè adesso voglio fare il conteggio, cioè ok, qui diciamo che prima di distruggere il dizionario ho tutte le coordinate delle cacchette, potrei andare attorno a ciascuna cacca e fare i conti di quante nelle celle adiacenti con quante cacche sono in contatto, quindi e quindi potrei fare questa cosina qui. Ciao Prince, mi è arrivato Prince, so che streama alla grande, quindi è più formale. Salve, quindi game development su Amiga, non Assembly e altre cose. Quindi un po' che non giro su un po' di canali che mi sono affezionato, che sono i primi che ho visto quando mi sono iscritto, quindi devo fare, andatelo a seguire se volete vedere programmazione. Cioè noi qui stiamo sviluppando, cioè a livello molto alto, invece andare a basso livello è una cosa che io non sono più in grado di fare, cioè non con la programmazione almeno. Se parliamo di battute orrende e altre cose, posso abbassare il mio livello finché vogliamo, mi posso anche proprio L-Poops. Quindi facciamo un volevo questo for, volevo for in, quindi per ogni poop in L-Poops, quindi per ogni cacca, il mio dizionario di cacche, quindi queste sono, anzi scusate, poops keys, cioè le chiavi, che sono la posizione delle cacche, io voglio andare a aggiungere numero di bombe adiacenti nelle celle attorno. Che bel to do scritto proprio. Quindi intanto devo sapere quali sono le celle attorno a una determinata cella, quindi mi faccio un se gang action aggiunzione function. Qui non mi voglio neanche sbattere con la memoria, get privata, perché non dovrebbe servire a qualcuno, e ci scrivo get nearest cells, in inglese è un pochino una funzione, quindi dobbiamo restituire un array di punti, mi viene da dire. Questo potrebbe tornare utile, ovviamente bisogna anche dargli le coordinate, se no caro, ovvero una x e una y, se no caro di cosa mi calcoli. Questa banalmente, cioè questa funzione qui banalmente vorrei che tipo quando noi abbiamo non so, questa situazione qui dentro nel nostro griglione, io gli di le coordinate di questa celletta qua, e questo come array mi deve dare le coordinate di questa, perché vanno tutte incrementate di 1, per dirgli che siccome qui c'è una bomba, tutte quelle che sono attorno vanno incrementate di 1, a meno che qui non ci sia un'altra bomba, ovviamente. E così se questa è adiacente un'altra, facendolo in questo modo qui, se lo faccio su tutte dove c'è uno, dovrebbe essercene uno adiacente, ma dove ce n'è più di uno dovrebbe venirci 2, 3, poi ovviamente sarà da testare perché non sono assolutamente convinto che funzioni, però c'è un ma, qui c'è un ma da risolvere legato al fatto che qui cosa succede? Che alcune celle potrebbero essere contro il bordo e quindi non avere la parte sinistra sotto, destra sopra, è un casino, è un casino, no, non è complicato, però c'è effettivamente un pochino di robe che vai a fare. Ma cosa stai facendo?
come partito, un programma che non c'entra niente. Quindi qui cosa facciamo? Allora, intanto me la gioco facile. Partiamo che come risultato abbiamo un array vuoto, fin qui, e che alla fine l'avremo pieno di uso un array con record, così la gestione della memoria ce la gestisce lui e abbiamo rotture di scatole. Allora, se io fammi pensare, quindi qui ho la mia celletta, devo trovare quella sopra, devo trovare quella sotto, devo trovare sopra a sinistra, sopra a destra, sotto a sinistra e sotto a destra e poi sinistra a destra. Ok, allora quella sopra sarebbe result, quindi aggiungo result più un array col punto di point create delle coordinate sopra, vuol dire che stessa x ma a y meno 1. Ok, quella sotto stessa x ma a x più 1, quella sopra a sinistra, quindi a y meno 1 vado sopra, x meno 1 vado a sinistra, sopra a destra vado a x più 1 perché vado verso destra, sotto, quindi a y più 1 a sinistra vado a y meno 1, sotto a destra a più 1 a y più 1. La celletta che sta a sinistra è quella che sta alla stessa y ma ad x meno 1, quella a destra è quella che sta da x più 1 alla stessa y, e queste sono tutte quelle che dovrei restituire. Ma se faccio così, mi sa che prendo una bella serie di dita medie, perché quando sono sul bordo, se tiro fuori come coordinata o meno 1 o meno 2, vado fuori dai range e poi il compilatore mi va fuori dai gangheri. Quindi mi sa che qua c'è da buttare giù un po' di condizioni preventive. Di che tipo? Dunque, ci vorrebbe uno schemino. Allora, mettiamo assieme. Allora, tutte quelle sopra le posso fare se non sono già sul bordo. Quindi adesso metto assieme queste qui. Quindi queste sopra le potrò fare se ho il sopra, quindi sicuramente qui sulla y ci sarà da fare un po' di criteri, ovvero guardare la y, giusto? Io poi me lo dico da solo, ma... sto pensando, come diceva il mitico la sola Lella, non è che staremo a fare una cazzata, come diceva. No, è giusto. Sopra. Allora, per fare sopra a y deve essere maggiore di 0. Come minimo. Altrimenti
a Y-1 non lo possiamo fare. Però anche fare una X-1 lo possiamo fare solo se anche X è maggiore di 0, quindi se X è maggiore di 0, allora possiamo fare questo. In alcune celle mi aspetto di non averle, viene da dire. Ed è giusto. Mentre qui che invece facciamo una X più 1, se X è minore di... spread, field size, width. Allora, siamo sulla, se x vale la larghezza siamo fuori range, se è larghezza meno 1 siamo sull'ultimo elemento, se siamo sotto allora possiamo prendere in considerazione anche quello a destra che è l'ultimo elemento. Così sembra, nella mia testa gira, ma la mia testa non è brava a fare il debug. Ok, sotto invece vuol dire che possiamo andarci solo se y è minore del predecessore di fieldSize.8, e allora possiamo prendere anche le celle sotto. Quella immediatamente sotto sì, sempre a quella selezionata, perché abbiamo già controllato questo. Quella sotto a sinistra solo se a x è maggiore di 0, in questo modo ci possiamo spostare a quella a sinistra, e se a x è minore di spread, field size, width, cioè se possiamo andare in quella a destra. Ok, avremmo potuto invertire, però alla fine è uguale, cioè partiamo da una dimensione e dall'altra. Data una condizione, una ce l'abbiamo, le altre ce l'abbiamo se non siamo schiacciati contro le pareti. Quella a sinistra ce l'abbiamo quando a x è maggiore di 0, altrimenti non posso fare meno 1, e quando a x è minore del predecessore di field size width. Ok, abbiamo fatto il metodo. Quindi alla fine dovremmo trovarci un array con tutti questi bei puntarelli qui. I punti delle caselle che abbiamo adiacenti a una casella a seconda di dove si trova. Se nel bel mezzo, tanto vale. Aiuto che sei. Se in the middle tanto vale, se invece sui bordi dovremmo riuscire a saltarli. Tra tutto poi farà il nostro. Quindi aggiungere il numero di uomini adiacenti nelle celle attorno. Allora, intanto near cell abbiamo il nostro metodino che, dato la boop la x e la y della nostra cacca, ci dice i quadratini attorno. Grande Maurizio Del Magno. Ah, beh, addirittura ossequi. Ci stiamo cimentando. Allora, come diceva Sandro, il nome del gioco è Campo Caccato, e quindi ci stiamo cimentando nel creare il campo, e al momento stiamo distribuendo il concime in un certo senso. Anzi, l'abbiamo già distribuito. Quello che stiamo facendo è fare una mappa, quindi è girare nel campo, ogni volta che troviamo una cacca vedere quante ce ne sono attorno vicine. Sarà un gioco che porta molta fortuna questo.
aiuto, mi sta venendo su la cena. Ah. Quindi, cosa ce ne facciamo di questo? Abbiamo detto, ah sì, dobbiamo fare, quindi qui mi aspetto di avere una ready point. Aspetta, spera. Con l'insight è sempre una mano santa sulle guance, però a mo' di ceffone. Quindi abbiamo una serie di punti. Quindi tutti questi trovati partendo dalle coordinate della cacca dobbiamo incrementarle di 1. Quindi io farei un, non questo for, ma var l cell in nearest cell, le celle più vicine. Quindi qui c'è una coordinata. In realtà questa è una cell position, è la posizione della cella più vicina. Quindi noi facciamo il data di, quindi il nostro campo, prendiamo la posizione x, prendiamo la posizione y di questa cella più vicina, e dentro dovrebbe esserci 0 o meno 1, andiamo a incrementare un numero. Allora diciamo che se c'è un meno 1, io potrei, ma non può esserci meno 1, perché come fa a esserci meno 1? Ah no, sì, perché magari io le ho sparse, però la cella vicina potrebbe essere una cella dove in un giro precedente c'è stato faccio meno di controllare meno 1, ce l'ho già nel dizionario, quindi se la mia pups contiene come chiave questa cella, allora vuol dire che lì c'è una cacca, e quindi gliela assegno qua al meno 1. Esatto, facciamo così. Yeah. Quindi mettiamo meno 1 perché c'è la cacca. Vabbè, dopo andiamo, ma no, andava bene così, dai, facciamole prima. Poi se qui c'è, magari queste due cose le voglio separare, quindi mi conviene, allora mi conviene, tanto sono array indicizzati, cosa me ne frega, uguale meno 1 continue, altrimenti incrementa il data valore che c'è lì dentro, che non sarà meno 1 ma sarà 0, passerà 1, passerà 2, beh, qualcosa del genere, non mi viene da dire. Sarà vero, ma in teoria dovremmo avere quei conteggi famosi. Adesso è tutto un po' famoso, forse mi conviene anche testare anche qualcosina, magari delle mie, ma qui finisce che la cacca, come dire, ci rimarrà sul gozzo. Beh, potremmo comunque inizializzare un gioco di questo tipo, preparare una board e vedere di visualizzare qualcosa. Buona domanda. Quella che mi sto facendo mentalmente, cioè. Ok, dai, proviamo. Lasciamo un attimo così. Quello che dovremmo aver fatto è passare a questo start una dimensione del campo e un numero di cacche che poi andremo a fissare in base alle difficoltà. Quindi il nostro field data è bidimensionale, facciamo un bello 0,0 sulle due dimensioni.
poi ci salviamo le dimensioni, ok, e andiamo a riallocare i nostri array. Poi per x e y mettiamo tutto a 0, randomize, finché non abbiamo raggiunto il numero di cacche che abbiamo intenzione di produrre, generiamo un x, un y e un punto. Se c'è già una cacca in quel punto, passiamo oltre, altrimenti la salviamo e mettiamo a meno 1 i dati del campo. Andando qui, andando in loop, cosa facciamo? Prendiamo tutte le varie, in realtà questo è un, diamogli un nome, loop points, è un dizionario dei punti dove sono le cacche. Ok, vabbè, questo possiamo anche lasciarlo così, tanto si capisce. Quindi qui abbiamo point, tiriamo fuori le celle vicine. Sono anche scemo perché qui avrei potuto scrivere const a point i point. No, non mi sto a riscrivere tutto. Vabbè, posso però. A y è a point punto y. Point punto x. Pareggiato. E qui troviamo le celle vicine. E cosa ce ne facciamo? Nearest cell, quindi queste sono le posizioni delle celle vicine, cell position. Se c'è già una cacca andiamo avanti, altrimenti incrementiamo. Quindi dovremmo arrivare a qualcosa di simile alla nostra griglia con cacche e numeri. A meno così a quello che vedo, però sì, ok, adesso te lo vado a sistemare. Faccio, fai un bel sim prototype così non rompi più le scatole. E qui basta, l'ho fatto apposta, quindi ok, compila, quindi va, cioè non fa niente, però per andare va, fa quello che deve fare. Però allora, facciamo un paio di considerazioni sull'interfaccia grafica. Quindi cacca, non è cambiato il nome a mainform, poveretta. Qui la cosa che mi piacerebbe capire è se creare un bel reticolone di paint box oppure utilizzare una paint box unica dove disegno tutto. Fammi vedere, per curiosità, che non ho mai approfondito questa cosa, ovvero da paint box, che comunque ok, c'è il custom control. Quindi noi potremmo fare l'amore col custom control, cioè potremmo dire non la paint box, ma facciamo un bel, no, come final. Ah, ma perché final? Mi avete chiuso l'override, siete dei bastardi. No, niente, allora direi che ci conviene ereditare dalla paint box. Se voglio fare una singola cella, cioè isolare il codice della draw in una singola cella. Se invece voglio, come dire, creare la board di gioco, allora faccio un controllo
faccio un controllo che disegna tutto. Sono un po' indeciso, perché non vorrei poi alla fine dover utilizzare dei layout o dover creare tanti oggetti inutilmente quando uno basta, tanto dobbiamo sempre disegnarci all'interno. Se ho vari passaggi, ma posso isolare il background, posso isolare, cioè alla fine posso fare quello che voglio. Quindi chi mi dice che ok, allora facciamo così: add new unit, cac UI controls, chiamiamola, come chiamarla, field box, board, grid, main, che ne so. Scegliere i nomi è sempre la cosa più difficile. Chiamiamola field, è un po', chiamiamola board box, anche se effettivamente quello è un field, la chiamiamola field box. A fine è un campo, giustamente, quindi non ci sono le mine, non ci sono i fiori, ci sono altre cose, però tutto sommato quello è che era edita da questa simpatica signorina qui, la paint box. Mi avete fatto l'override maledetti della paint box, non so perché mi avete chiuso il metodo paint per qualche strano motivo. Comunque non mi formalizzerò, e quindi schia fmx uses schia. Oppure ci può anche essere qualche altra classe da cui posso ereditare, non lo so. Facciamo di fieldbox uguale class di sk paintbox. Ma quindi il paint, se lo metto, mi si arrabbia. Sì, perché l'hanno messo final, che è notato verrai the final method, cioè hanno fatto, sono dei già visti. Devono essere dei già visti, nel senso che li avevo visti e li ho già visti. Ok, vabbè, basta con queste stronzate. Allora ci mettiamo, togli quello. Protected, allora procedure do paint. Sì, non è che sia proprio il massimo, però non mi piace molto questa implementazione, a meno che io non faccia un metodo ultra generico. Questa è una buona idea. Non è retto dalla paint box, ma faccio un drawer, cioè faccio questo. Non ci cambia niente, solo facendo, cioè, sembra che stia facendo chissà quali ragionamenti, ma allora questa è una classe normalissima, però avrà procedure draw, mi passi un canvas che sarà di tipo, adesso te li dico perché vado a vedere qui, anche perché poi abbiamo i click da gestire, quindi effettivamente ok, quindi questo è, direi questi due. Questo è uno, cacca game, lo lasciamo un attimo lì, e probabilmente mi interessa anche questo per sapere dov'è che andiamo a disegnare.
Well, well. Tudu disegno il campo minato, tra virgolette, e noi sappiamo chi. Ok. Bene. Quindi, così, nel momento in cui noi andiamo a disegnare, diciamo che da questo cerchiamo di determinare un po' il senso delle varie proporzioni, quindi vorremmo cercare di stare magari più equilibrati possibili. Diciamo che al momento facciamo una cosa di questo tipo. Questo lo allineiamo al centro. Gli diamo una bella, forse questa era meglio se lo facevo prima. Ok. Guarda che quanto è grande. Diamogli una dimensione 1024. Per decidere 68. Non ho neanche idea se abbia senso o meno, ma... allora questa la chiamiamo field box. Ok, qui andiamo a fare questa cosa. Che facciamo? Recuperiamo il game e proviamo a fare, ah giusto, dobbiamo passare qui the game. Ha senso? Può aver senso? Senso o non ha senso? Non lo so. Forse sì. In realtà non lo so. Ops, ho messo una... sì, dai, magari singleton o poi cambiamo idea, quindi... se lo implementi forse è più contento. Inherited create a game uguale a game. Ok, così. Che ti manca? Che vuoi? Ma che vuoi? Santo cielo. Sta sotto schia. Allora, quando noi creiamo la nostra finestrassa, non ho idea se la field box, bisogna cambiare il nome della unit, ok, subito. Bene. Field drawer. Quindi, in questo momento... ah, mi ha tolto gli eventi, giusto. Fatto pulizia. Field drawer uguale field drawer create. Vabbè, qui ci facciamo passare il nostro game, gli passiamo il game e poi draw e canvas e rest. Che vuoi? System types. Ok, mettiamoci qualcosa così iniziamo. Allora,
Procedure, facciamo un draw background. Yeah. Mettaci dentro questa roba qui. Quindi draw background. Qui disegniamo lo sfondo. Come lo disegniamo? Facciamo un bel rettangolo bianco, così siamo sicuri che lo vediamo e lo vediamo bene. Allora, andiamo a fare quindi un canvas draw rect a destination e poi ci vuole l'oggetto paint di tipo. Questo è quello che abbiamo visto l'altra volta, che contiene un po' tutto. Create, facciamo paint style, tsk paint style fill, paint color, quindi questo è alpha. Dove sono gli alpha colors, che non mi ricordo mai. UI types, scusa, a quest'ora alpha color white. Ok, quindi questo è il riempimento e riempiamo, dopodiché gli diciamo style. Style SK paint style stroke, quindi solo il tratto. Dobbiamo andare a cambiare il colore del tratto, mettiamo grigio di non è il paint style, alpha colors grey, il mister grey, teniamogli su un po' di meno il doppio, se no si vede un trattino talmente, e ridisegniamo. Quindi facciamo, creiamo lo stile, riempimento bianco, bordo grigio con questa dimensione. Si può fare? Vediamo, disegno il campo minato, draw background, se io salvo tutto. A proposito, aspetta che andiamo anche a abilitare la mitica report memory edition shutdown, così sappiamo anche questo. Da mia parte il sac manca nulla, io lo lancio, poi scoppia tutto, però boom. Vabbè, non abbiamo fatto lo start del gioco, però noto con piacere che quantomeno la finestra ha queste dimensioni. Se lo dimensiono, sta centrato e abbiamo disegnato un riquadro bianco. Siamo ancora piuttosto moltissimo. Ah, il field drawer, giusto, c'hai ragione. Tu hai ragione, cavo, perché io l'ho creato, io crearlo e non distruggerlo. Allora, facciamo così, create C, destroy questa cosa, quando sistemeranno, sta però uno spumante, neanche per il capodanno, proprio. Allora, create owner, sì, questo magari è più if assigned il drawer, io uso frame nil e uso anche width, la faccia. Faccia dei puristi,
ok, se n'è andato. E dunque non fa fatica a disegnare lo sfondo, però dovrebbe disegnarci anche il campo. Per disegnarci il campo, allora dovremmo fare così. Dovremmo alla partenza fare magari un game start, qualcosa del genere. Facciamo questa roba qui. Game start vuole un field size direct. Create. Boh, quante celle facciamo? Facciamo 16 per... facciamo quadrato? No, non è quadrato. Facciamo 18 per... no, scusa. 16 noni. Così. Rispecchia anche le dimensioni dello schermo. E quante cacchette? 15 cacchette. Questo dovrebbe andare in scioltezza. Vediamo quanti errori saltano fuori. Nessuno. Memory leak. Mi vuoi dire che ha fatto tutto correttamente? Non ci credo neanche, ma neanche che, guarda, c'è una voglia di visualizzare qualcosa solo per verificarlo. Quantomeno vado a letto contento. Lo direte, certo che ti accontenti di poco, eh. In effetti, allora, così. Allora, draw grid. Draw grid. Nel frattempo permettetevi di... No, scusa, ti ho disturbato. Ho disturbato l'aiutante. Aiutante, saluta Twitch. Ehi, la sveglia. Lui sì che è preoccupato. Un invidio delle volte. Allora, quindi draw grid, dai, disegniamo la griglia. Cosa disegniamo? Dobbiamo disegnare un po' di roba. Allora io farei così: dovremmo dire quante celle, allora le celle dovremmo farle stare nel nostro riquadro. Io potrei fargli un bordo, fargli una distanza sfruttando il colore dello sfondo, così evito di gestirmi un bordo, cioè le traccio con un bordo bianco, e così dovrebbero, come dire, quanta energia, hai visto, ti dà la carica qua di fianco. Nel momento in cui è affamato, quel momento in cui rinviene, giusto? Non è questo quel momento. Dicevo, potremmo disegnare le cellette con un bordo bianco che è lo stesso dello sfondo, in modo che almeno per il momento faccia un pochino da margine, cioè non sto a calcolare il margine, le metto una attaccata all'altra in questo modo. Solo che per farle perfettamente quadrate dovremmo avere dei rapporti corretti di dimensioni dentro, cioè tra altezza e larghezza. Comunque, boh, proviamo a fare questa cosa. Io so che nel mio game in realtà non so nulla perché è tutto privato, quindi, però voglio calcolare, fare questo L size, prendo una dimensione e basta, perché, e dico che il mio destination è un riquadro, ok, che posso andare a dividere per il numero di celle
per la larghezza in cell del mio riquadro di gioco. Quindi nel mio game potrei dirgli ma come property field, allora, field with read get field with property field 8 read get field 8. Poi questa se le fa anche da solo, quindi adesso gliele faccio generare per i cavoli suoi. Ma sì, tanto stritta, non stritta, non mi interessa. Chi è questa? Non si sa mai, che potrebbe avere delle funzionalità aggiuntive. Allora, get feed 8, get feed with, perfetto. E cosa vado a restituire? Vado a restituire come result il field size punto 8 e il field size with. Che me ne fo? Beh, intanto qui col mio game potrei dirgli divido per numero di celle e mi ottengo quante celle, so la dimensione di ogni cella. Perché adesso devo disegnare i riquadri, quindi questa larghezza mi dice hai 16 celle, questo mi dice non in pixel ma nella sua unità di misura, ovviamente in pixel con la virgola, diciamo, quindi unità FireMonkey, la dimensione del riquadro, divido e quindi so che se faccio lsize per x e y non trovo le coordinate e vado a stampare. Ok, questo dato me lo sono calcolato. Quindi come faccio a fare le coordinate? Beh, banalmente potrei dire mi faccio un for, non questo ma questo, no, va bene quello, for lx che va da 0 al precedente di game. Questa è la x, quindi andiamo sulla larghezza, ci spostiamo in là, ly uguale a 0 to precedente di field 8 e ci spostiamo verso il basso, begin, e qui to do disegniamo una cella. Quindi qui andremo un po' a concentrare quello che vorremmo vedere direttamente dal sulla nostra superficie di gioco, si può dire. Poi pian pianino adesso stasera magari puntiamo a questo risultato, che forse potrebbe già essere qualcosa di interessante. Disegniamo una cella. Bene, come la disegniamo? Facciamo un rettangolo riempito. Allora, facciamo il rettangolo. Aiuto. Allora, cella rect è un rectangle float creato a partire da x e y. Allora, var cell position è un point float creato a partire da lx, lx. Quindi questo è il punto della cella per lsize, ovviamente. Quindi stiamo andando per righe colonna e poi per lsize, quindi da 00 siamo in alto a sinistra, la seconda si sposta della dimensione di una cella, quindi stiamo cercando di disegnare le cose come vanno disegnate. T-rect parte da origin, quindi L cell pose, e riesco a dargli larghezza e altezza, sì, che è poi L size, L size. Queste sono le dimensioni della cella, giusto? Giusto. Mi dico giusto, poi vediamo se è giusto.
quindi abbiamo determinato dov'è la cella corrente, abbiamo determinato le dimensioni di ciascuna, la x della cella corrente, la y, la sua posizione di origine, con anche questo che fa da un po' da fattore di conversione, il rettangolo di, proprio fisico di quella cella, ci dobbiamo disegnare dentro. Quindi che facciamo? Abbiamo detto, io qui per non creare e distruggere troppi oggetti farei un cell back paint, o background paint, CK paint, così lo possiamo riutilizzare tutte le volte che vogliamo, perché non vado a cambiarne uno di continuo. Questo potrebbe anche essere qualcosa che ci restituisce un metodo di utilità. Potremmo anche configurare, cambiare, usare dei temi, potremmo farlo, potremmo fare la malora. Quindi L background paint punto, qui non prende anche lo style, sì, però TSK paint style fill, perché lo sfondo, il colore è, che lo facciamo verdino, T alpha colors yellow green. Ok, quindi è un fill verde. Il bordo è il border paint di tipo ISK paint, è create di ISK paint style stroke. Lo facciamo border paint color, lo facciamo bianco. Così assomiglia anche a un, dovrebbe nella mia testa, essendo uguale allo sfondo, fare una sorta di stroke width. Anche qui mettiamo 2.0, senza esagerare. Quindi fa lo stroke, magari border paint stroke cap, lo mettiamo round, quindi dove i due segmenti si incrociano ci viene una punta stondata. Stroke join round border paint stroke, c'è un'altra cosa, meter, non mi ricordo cos'è, e quindi lascio com'è. Vediamo intanto cosa otteniamo con questo. Quindi stile dello sfondo, stile del primo piano, posizione della cella, rettangolo della cella, ci dovremmo essere quasi a ottenere qualcosa di visibile. Cosa ci manca? Ci manca disegnarlo probabilmente. Dobbiamo quindi fare un draw rect, quindi canvas draw rect, il rettangolo è quello della cella, lo stile è quello di sfondo. Ridisegniamo questo con lo stesso rettangolo, ma stavolta gli facciamo il bordo. Sarebbe interessante a questo punto spararci dentro in maniera brutale, giusto per debug, il numero che abbiamo in quell'array famoso, per vedere intanto se vengono messe giù le cacche. Se dove ci sono le cacche c'è un meno 1, e dove c'è il meno 1, se attorno i conteggi sono in qualche modo come dire corretti. Qui abbiamo diversi, abbiamo un draw simple text che traccia roba molto semplice. Quindi qui cosa andremo, allora qui dobbiamo andare a recuperare il valore, ma noi abbiamo fgame,
non saprei se fare, se farmi restituire tutto il field data oppure function get field value. Facciamoci un metodo, poi vediamo se get field value. Ok, con questo cosa facciamo? Andiamo a recuperare come result point x, point y. Chiaramente adesso un po' i controlli di salto, perché qui dovremmo essere, come dire, in fase di gioco, dovremmo avere l'array inizializzato, quindi rischia di venirci fuori, se non facciamo uno start prima, un po' di problemi, ma come dire. Quindi game get field value, il point ce l'ho forse, no non ce l'ho. Var cell point, point create lx ly. Poi che vuole? Le coordinate. Allora, le coordinate facciamo, c'è il pos.x, c'è il pos.y, più boh, speriamo che ci sia abbastanza spazio, ci spostiamo un pochino dalla cella. Dobbiamo creare il font e il paint. Ok, quindi facciamo var l text font, isk font, quindi abbiamo gli stili, typeface, abbiamo make default, make from name. E poi abbiamo gli style, font style, typeface. Ah, forse era in realtà il secondo parametro di questo, giusto? Ok. Quindi questo è concluso. Qui abbiamo il size, il default è 12, diamo 12, il resto lo lasciamo così com'è. Text font, poi ho il text paint, sk paint. Punto e virgola, snack paint create, vabbè questo è solo stroke, serve solo praticamente per il colore. Mettiamoci alpha colors, un bel, ma questo non so, si rischia di non leggerlo. Abbiamo black che va soprattutto, quindi e sfina, che ci sfina la cella. Ok, ok, quindi prendiamo il valore, mettiamo x, y, text font, text paint. You're right. Variabili vanno dichiarate, questo intero vuole una stringa, get
text, quindi è giusto. E... ma che stai a scherzare? Ah, CC Utils. Ciao, forse ormai embedded in... va bene, va bene, va bene. Aggiungiamoci... effettivamente è una unit che ho fatto da zero, quindi non c'erano molte. Allora, abbiamo già scritto troppe righe. Vediamo cosa ci salta fuori, perché sono... sicuramente qua viene fuori, ci sarà una divisione per zero, succederà l'impossibile, perché... qualcosa vedo. Allora, non ho schifo, potremmo dire, però, come dire, perché andrebbero, dovremmo colorarlo un po'. Se io lo colorassi, allora dovrei portarlo molto più giù, questo sicuro. Tra l'altro dovrei anche ridimensionare il tutto affinché stia, diciamo che per, usando la size per non stirarlo e farle quadrate, sì, non è proprio il massimo. Var l cell value, facciamo così, recuperiamo il value, ok. Value. In realtà c'è anche un draw text con tutte un po' di funzioni, come dire, per dargli un rettangolo, far centrare il testo, farlo col gradiente, quindi poi lo metteremo un po' nel... facciamo così, if l cell value minore di 0. Ok, allora mettiamo l text paint color uguale a t alpha colors red. Tra l'altro qui lo metto anche bold e lo scrivo anche un po' più grossino, così adesso che l'avevo tarato poi esce, però vabbè, non è definitivo. Se c'è il value è maggiore di 0, mettiamo un fire brick, che è per sempre rosso, altrimenti lo mettiamo, abbiamo detto, black. Quindi recuperiamo il valore e ce lo stampiamo. Anche questo if io farei un bel array con per ogni valore tutti i colori possibili, anche perché poi i valori sono, beh no, in realtà non sono, quante celle può avere, se una cella è attorniata da tutte bombe, 3, 6, 8 può valere 8, quindi dovremmo mettere 8 livelli più lo 0 più quello della bomba. Vediamo se vediamo qualcosa di meglio e un po' più ordinato in questo caso. Andiamo già un po' meglio, forse. Anche se non distingo bene. Tanto il programma si avvia e si arresta senza problemi, che è già un grande risultato. Ho usato un grigio, cosa ho usato con il grigio? No, il grigio è il bordo della tabella di gioco. Però scusa, faccio a meno a questo punto di tracciare il background, perché con la griglia un po' mi arrangio, mi si può dire. Allora, questo in realtà può andare bene, qui che deve andare un pochino più giù. E dobbiamo trovare un po' di
qualche colore un po' più, però non mi piace il verde come riempimento. E mettiamo uno proprio un giallo. E ci mettiamo blu e vediamo un po' meglio. Allora, controlliamo un po' che diavolo viene fuori da questo. Tipo, sono un po' fisse, forse ne abbiamo messo un po' troppe. Questo è un 3. Questi meno 1 sono tutte bombe, sono tutte cacche. Qui c'è un 3, effettivamente ha contatto con queste 3 bombe. Qui c'è un 3 perché ha queste 3. Qui c'è un 2 perché ha contatto con 2. 1 perché ha contatto con 1. Quindi al momento si direbbe che quello che visualizziamo abbia un suo senso, ci stia, ok. Controlliamo bene, tipo questa, ah no, c'è, quindi questa qui a questa qui, no, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. 0001, quindi qui siamo in un caso dove le ha messe molto ravvicinate, però vedo che comunque non si è sbagliato, nel senso che qui c'è un meno 1 dappertutto, qui sono 3, giustamente 3, perché c'è questa, queste 2, anche questa ne ha 2, quindi come dire, come piano di gioco, non so perché le ha fatte tutte così ammassate, ne ha messo una anche in fondo, quindi vuol dire che il valore arriva fin lì e anche fino a qui, quindi il random l'abbiamo generato bene, andrebbero magari distribuite un po' meglio, però c'è il problema che è rimasto un po' così. Però si direbbe che abbiamo prodotto una griglia con, bisognerebbe contare anche le bombe, ma mi fido, anche perché c'è un ciclo while finché non esce, ma magari questo lo testerei nel gioco. Però si direbbe che in un certo senso la visualizzazione, la generazione quantomeno di questo set di dati sia abbastanza corretta. Quindi questo ovviamente non lo faremo vedere all'utente, faremo vedere tutto coperto, questo è chiaro. Forse dovremmo escludere questi angoli, quantomeno per, vabbè, ho sfortunato, cavoli suoi, e usare ovviamente questo criterio per sapere quando ovviamente c'è qualcosa da scoprire, il numero da visualizzare, perché nel caso di 0 dobbiamo far vedere nulla, negli altri casi dobbiamo far vedere il numero, e il numero deve avere un colore magari scalato. Il colore verde è simulare un prato con un giallo, possiamo pensare a un campo di zafferano, esatto, zafferano con cacca incorporata, no, vabbè. No, guardate, tutto sommato l'unica eccezione era una free mancante, perché il bello è che tu scrivi un'ora di codice, magari ti lambicchi anche una certa ora, poi gli errori sono architetturali, cioè una distrazione è una free che non c'era, cioè quando chiudi il programma, il resto sono quelle cose che mi fanno, cioè come si può riuscire in una cosa complicata e sbagliare la cosa semplice, è incredibile. Comunque vabbè, però almeno per il momento sulla carta sembrerebbe abbastanza corretto. Quindi non dovrebbero finire nello stesso posto, perché abbiamo il dizionario che ce lo garantisce. Andrebbero magari distribuite un po' meglio, però vabbè, quello non... Ok, quindi la cosa che ci manca di fare in realtà come visualizzazione è recuperare questi dati, ma avere anche un altro vettore in questo caso. Quindi io sarei quasi per tenerlo separato, non lo so, ci devo pensare, quindi ci farò un po' di riflessione.
cioè avere l'altro vettore con lo stato della cella, cioè questa è una rappresentazione di dati che SOT devo avere e stanno in quell'array. Devo capire se mi conviene quell'array tipizzarlo non con un intero ma con magari un record che abbia questo valore e il fatto se c'è o meno la bandierina, se la cella è stata scoperta, eccetera eccetera, oppure se ad esempio la posizione delle bandierine può stare in un altro dizionario, se dobbiamo utilizzare magari un cioè conservare il dizionario anche delle posizioni delle mine. Dipende un po', cioè, fare un ciclo su queste griglie è un'operazione pressoché impercettibile, però un conto è andare per chiave, un conto è ciclare, però quindi la cosa che manca è quel sovrastrato in un certo senso e il controllo col click, quindi di fatto il gioco vero e proprio, ovvero partire, mettere quell'array tutte coperte. Secondo me quell'array separato può essere conveniente, perché comunque in ogni caso, essendo strutture private e campi privati, nel game noi possiamo gestirle come un'unica, come separate, come ci conviene fare per avere o codice più leggibile o codice più performante. Lì la scelta, perché poi comunque vabbè, un ciclo nella ricerca per chiave, sì, ciclo più impegnativo, però parliamo di una griglia che è pressoché ridicola, quindi... E poi un po' di accorgimenti per cercare di dimensionare questo tabellone di gioco in modo da cambiare anche le dimensioni del controllo, e quello magari è un setup che può fare questo drawer o la paint box. Anzi, tra l'altro, secondo me sul canvas si può impostare una dimensione, reimpostare la dimensione del client, però vabbè, sono un po' finezze e quindi direi che potremmo essere abbastanza soddisfatti per il momento, perché già quando ho scritto quella logica non ero così convinto, soprattutto quello aggiornare la tabella per salvare lo stato di ogni cella. Beh, non so cosa ci... No, secondo me è una complicazione. Cioè, fondamentalmente il database ci può garantire che se scoppia il programma e ripartiamo potremo ricaricarlo, quindi il database ci dà la persistenza, però qui più che persistere, cioè le strutture per persistere in memoria le abbiamo già, abbiamo degli array, abbiamo, diciamo che lì cioè, uno può usare anche un database chiaramente, però come dire, qui la vedo più, cioè se volessi salvare questo gioco più che un database, prendo un bel file JSON, salvo lo stato e me lo ricarico e quindi sono a posto. Per cui un database può essere utile ad esempio se abbiamo gli high score, se magari iniziamo a tenere traccia del tempo, se vogliamo poi aggiungere animazioni. Quindi questo potrebbe essere un esempio, un giochino che potremmo tenerci buono per fare un percorso di quel tipo, cioè andare a vedere anche magari il concetto di un'azione, renderla immediata, poi introdurre delle animazioni. Non vado a toccare gli shader perché non so come funzionano, sono totalmente ignorante in grafica 2D, però già vedere questa griglia mi conforta, c'è già una logica di gioco abbastanza pronta per dare le informazioni che ci servono, e quindi secondo me lo step più complicato è stato fatto. Dopo ovviamente ognuna di queste celle, quello che dovremmo raffinare sarà gli stili e i colori, che dovranno avere un senso ovviamente. Qui abbiamo provato a darlo, ma solo per vedere un po' meglio, in realtà era più per controllare i dati, e dovrà esserci un po' di logica per scoprire, come dire, le varie celle e capire tipo quando scopri qualcosa qui dove fermarti. Quindi c'è un po' da... ci sono alcune cosine che non sono effettivamente banali, però tutto sommato un risultato l'abbiamo aggiunto, l'abbiamo visualizzato. Non facciamo un gran uso delle potenzialità di Skia al momento, ma nulla ovviamente vieta di poi mettere sfondi, mettere un gradiente, mettere animazioni, c'è anche quell'animated paint box, cioè la libreria. Questo chiaramente può essere un esempio che potremmo recuperare per vedere diversi frangenti nella creazione di
un qualcosa che man mano si integra con funzionalità. E non lo so, uno potrebbe giocarci da remoto, che ne so, ci può stare, lascia spazio a molte estensioni da questo punto di vista, quindi non è semplicissimo, non è neanche complicatissimo, e quindi si fa utilizzare come demo per poter pensare un po' di logica, ma anche ragionarci sopra e vedere, aggiungere delle funzionalità e gestire altre cose, capendo come funzionano, come dire, un po' determinati strumenti. Poi siamo in FireMonkey, quindi lo metteremo su un tablet, adesso faremo un po' di prove, quindi vediamo di divertirci anche, soprattutto nell'anno nuovo, così ci teniamo un po' di cose. Quindi CAC, dai, diciamo, schiedere meglio di sé, cominciare a visualizzare la CAC, esatto, esattamente. Dopo ovviamente c'è da mettere le bandierine, c'è da mettere, e lì vorrei vedere un po' le funzioni anche di animazione, recuperare degli SVG, visto che c'è il supporto SVG, e quindi usarla anche per, come dire, fare un pochino di cosine un po' più interessanti, come dire. È una libreria grafica che ha il suo perché. Qui forse la utilizziamo poco, però adesso mi farò venire qualche idea. La volta scorsa abbiamo fatto disegnato un tratto, abbiamo fatto i percorsi, i path, forse l'abbiamo usato addirittura di più. Anche lì c'è una cosa aperta che sarebbe interessante, fare una tavoletta grafica, anche lì abbiamo un po' di progettini che, come dire, terrò buoni quando non ci sono magari argomenti particolari da affrontare o da vedere, per trattare un tema nuovo applicandolo a qualcosa che abbiamo già visto. Quindi magari se uno si è perso la live, però comunque si vede il codice. Quindi poi mi sto attrezzando un sito nuovo dove mettere anche questi materiali, perché su GitHub è un po' un casino, nel senso che sì, c'è Redmi, però non voglio fare tanti repository, però un repository unico, quando uno si scarica, magari vuole un esempio, vuole uno zip, si deve scaricare tutto il paccone, diventa un po', cioè, essendo cosa un pochino, cioè, vorrei proprio avere una directory con, inteso proprio come un insieme di link con zip da scaricare, un link magari al replay della live, così se qualcuno si vuole andare a vedere cosa è stato fatto e cosa è stato prodotto, per quello che può, il valore che può avere. Quindi chiaramente non stiamo facendo corsi, per quello c'è tutta un'altra impostazione. È chiaro che le live sono lunghe, però è magari più bello farle dal vivo, perché si chiacchiera, si vedono le cose assieme. Però chiaramente se uno ha un po' il tempo, lì, come dire, c'è la possibilità di commentare, di suggerire poi vie migliori, perché come dire io anche qui stasera ho guardato un po' le funzionalità, ho guardato un po' in giro, ma non è detto che abbia scelto la strada migliore per risolvere il problema. Quindi è utile per ragionarci assieme, e quindi per fare questo live coding coordinato e così imparare magari qualcosa di nuovo, perché io ad ogni live, almeno io mentre la faccio, mi imparo sempre qualcosa di nuovo, quindi questo spero che sia una cosa condivisa da questo punto di vista. Quindi io le faccio per quello, finché riesco, e quindi le faccio anche volentieri. Ok, chiudo, vediamo se scoppia adesso, perché è incredibile che non scoppia, strano, più che altro perché c'era anche un free, non vado a distruggere, a resettare quegli array, però boh, è strano. Però sì, è un array dinamico, quindi lì ci dovrebbe pensare Delphi, sono record, non dovrei aver bisogno di fare manovre particolari, quindi forse è giusto così. Non va, aiuto, qui sono io. Ok, da un'occhiata se c'era qualcuno che si sta divertendo a programmare, ma mi sa di no. Vedo me stesso, che adesso vado magari a cercare in giro qualcuno che si sta divertendo in sviluppo software, in
Esatto, è il momento di augurarci. No, programmazione, sviluppo software su... italiano. Ci sono solo io, è impossibile. Non ci credo, anche perché c'è una categoria a parte, non so perché non me la dà. Hola. Ordina per, consigliato per te. E in effetti comunque siamo quasi al pre-Natale, quindi direi che è giunto il momento, magari faccio un ride al buon Junk, che vedo che si sta divertendo con i giochi come sempre, e quindi mitico. E ne approfitto quindi per farvi gli auguri, visto che tra pochi giorni è Natale. Spero che passiate buone feste. Probabilmente la prossima live la facciamo. Qual è questa categoria? C'è software and game development, come tra i giochi, figura come gioco, ma in realtà è una categoria dove, e cercando col tag italiano, perché almeno fosse italiano, quantomeno per salutare qualcuno, ma giustamente dato il giorno, data l'ora. Poi in realtà non mi sono informato, non so se mercoledì, probabilmente anche giorno di partite, perché io non seguo il calcio e quindi magari anche questo mi penalizza, ma come dire, tanto meglio. Ok, quindi di nuovo tanti auguri, se non ci si vede, come dire, la prossima settimana, perché qualcuno non c'è o non riesco a fare la live io, che non è neanche da escludere, perché siamo sempre impiccati fino all'ultimo giorno dell'anno, sembra che con la fine dell'anno finisca anche il mondo. Come ci hai spiegato tu, non so, diventa effettivamente un gioco, grazie mille. Beh, l'obiettivo è quello, io cerco sempre di impostarlo in questo modo, più che altro perché se uno ci si diverte anche sulle cose più complicate riesce a farsele piacere, quindi alla fine di solito, come dire, diminuiscono anche i problemi. Bisogna prenderla. Mi Mattia subscribed, c'è scritto con Twitch Prime, grazie, ringrazio molto per l'abbonamento. Io non li spingo più di tanto perché, come dire, non apprezzo, ma non lo faccio per quello, quindi magari un domani, più che altro perché sì, magari una live riesco a farla, qualcun'altra no, per cui per me è più un passatempo, come, però sono uno streamer che giustamente se lo meritano di più perché ci investono, e quindi io ho preso qualche aggeggino, una cam decente o qualcosa, ma quello era, comunque mi serviva, perché se devi fare dei corsi, delle call, almeno devi apparire un minimo dico presentabile, poi vabbè, quello diciamo. Ok, quindi di nuovo auguri e grazie di nuovo. Adesso provo a vedere se riesco a fare il ride, questo non programma, ma in realtà è sistemista, quindi per cui diciamo che la sua impelagata con come dire, con l'informatica ce l'ha in particolar modo anche lui, forse peggio di noi, perché peggio del software c'è l'hardware. Quindi prepara il ride, tanti auguri a tutti di nuovo, buon Natale, buon anno se non ci si vede, e direi alla prossima live. Grazie a tutti e buona serata e buonanotte, alla prossima ovviamente per il ride, e ci vediamo alla prossima. Il gatto non vi può salutare perché è in questa posizione che vi lascio giudicare, c'è l'albero in mezzo, e quindi lui è già entrato nel clima natalizio, e quindi rimane così, gambe aperte, vabbè, non lo inquadro meglio perché non è presentabile, ma quindi lui, per lui è già Natale, è già andato a letto, buonanotte. Di nuovo grazie a tutti e alla prossima. Ciao a tutti.